Come non adorare il Gran Premio del Belgio? È la gara che ha regalato le prime pole alla Jordan, alla Force India, rispettivamente con Rubens Barrichello e Giancarlo Fisichella, a cui seguì la prima vittoria in assoluto della Jordan nel 98. Sicuramente succederà qualcosa di speciale a Spa-Francorchamps, ma chissà cosa! Eccoci di nuovo qui a Spa-Francorchamps con 19 curve, 9 a destra e 10 a sinistra e un giro da 7 km. Qui la velocità media di un giro sull'asciutto è di circa 230 km orari, davvero veloce. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. Grazie al giro perfetto di ieri, Kimi Raikkonen parte dalla pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. All'inizio di questo weekend ha subito un problema meccanico e ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Ricciardo, Sergio Perez e Hülkenberg, Alonso, Verstappen, Sainz ed Esteban Ocon, Van Dorn, Grosjean, Charles Leclerc e Magnussen, Hartley, Gasly, Marcus Ericsson e Lance Stroll, Sirotkin e Leone. Meglio non provare a guadagnare posizioni sulla prima curva, è troppo stretta. Esci in modo pulito e cerca piuttosto un'occasione sul rettilineo del Kemmel. Della batteria è a posto, aumentiamo l'erogazione del DRS per migliorare il ritmo. Thank you.
tempo. Continua così. Thank you.
guida splendida, hai vinto la gara. Oggi la Ferrari ha dimostrato quanto vale e ha conquistato una splendida vittoria. Luca, che cosa ha distinto questo team dagli avversari? E a quanto vediamo è il momento del podio. I piloti escono e un uomo in tuta rossa sale sul gradino più alto. Fantastica vittoria per la Ferrari. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Leone aumenta il suo vantaggio nel campionato. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Direi Leone. Ha effettuato una splendida rimonta. Non è facile farsi largo nel gruppo in quel modo in Formula 1. Gran bella gara. E ora vediamo la classifica costruttori. I punti di vantaggio della Ferrari sugli inseguitori aumentano. Intanto la Renault risale la classifica con un'altra prestazione notevole. Dopo questa gara vincente, sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento. Vi aspettiamo!